Cari amici tecnoscimmiati, ciao a tutti dal vostro Alessandro. Oggi vi presento un'applicazione eccezionale, si chiama Uilop, spero di averla pronunciata bene, ho sempre grossi problemi con le pronunce sia dei nomi delle app che dei nomi delle custom ROM. Comunque, dicevo, si chiama Uilop. Cosa ci permette di fare? Ci permette di inviare SMS ed effettuare chiamate tramite VoIP in modalità assolutamente gratuita. Gratuita l'applicazione, che la potete scaricare direttamente dal Play Store, troverete il link al fondo del nostro articolo. Adesso andiamo a vedere un attimino nel dettaglio. Vi anticipo che il grosso vantaggio di questa applicazione è che ci consente di telefonare e di inviare SMS a qualsiasi numero. Quindi, indistintamente che siano numeri fissi o numeri mobili di cellulari e che abbiano o non abbiano l'applicazione installata. La diversità sta soltanto nel fatto che se chiamate un numero di un dispositivo mobile sul quale è installata l'applicazione, avete minuti illimitati. Potete stare a telefono quanto volete, senza nessun tipo di limitazione. Per tutti gli altri, invece, si hanno, diciamo, dei gettoni, dei crediti, si chiamano Energy. Come si ottengono questi Energy? Adesso andiamo a vedere, ci sono diversi modi, non ve lo so spiegare adesso, ve lo faccio vedere dopo. Dicevo, si hanno degli Energy, in base agli Energy si hanno minuti ed SMS. Vi faccio vedere molto rapidamente la differenza, cominciamo a vedere l'applicazione intanto. Io ce l'ho qua, ok, questa qua è la schermata dove c'è il riepilogo degli Energy che si hanno a disposizione, in questo caso io ne ho 25. Dicevo, andiamo a prendere un numero in rubrica, adesso copro giustamente i numeri per non farveli vedere, non so se si riesce a vedere perché la telecamera ultimamente ha qualche problema di messa a fuoco, i miei figli forse gli hanno fatto fare un volo di troppo. Comunque, praticamente la prima riga corrisponde a un numero di cellulare, infatti vedete che si possono inviare anche SMS, e con 25 Energy ho a disposizione 12 minuti di chiamate e 5 SMS. Ho 5 SMS. Invece al numero fisso ho a disposizione ben 25 minuti di chiamate rimanenti. Ora voi direte: sì, ok, bello, però 25 minuti al fisso, 12 minuti al mobile, non è che siano poi così tanti, e quando ho finito sono di nuovo punto a capo. No, perché il grossissimo vantaggio degli Energy è che ci sono molti modi per ottenerli in maniera del tutto gratuita. Allora, da questa schermata che la trovate qua premendo questo tasto qua con l'icona Uilop in alto a destra, si accede a questa pagina. Questa pagina qua possiamo effettivamente ottenere gli Energy se vogliamo telefonare o inviare più SMS. Ad esempio, andiamo a vedere. Qua tanto ci viene spiegato, vedete come funziona gli Energy, chiamate gratuite a contatti tutto il mondo verso tutti i dispositivi e via discorrendo. Allora andiamo a vedere le offerte degli Energy. Ecco qua, allora il modo più semplice per ottenerli è esattamente questo, cioè scaricare, installare un'applicazione, non è necessario poi tenerla, quindi potete anche scaricarla, utilizzarla, provarla, magari poi in realtà vi serve e decidete di tenerla, se decidete di non tenerla non c'è nessun problema, potete disinstallarla, rimarranno gli Energy. La cosa molto utile è che ad esempio viene indicato se è un'app o un servizio e viene indicato la dimensione dell'applicazione che state scaricando, quindi in questo caso tipo 16 mega, 21 mega e via discorrendo, e quanti Energy ci vengono accreditati. 3 energy, questa della Repubblica 27, però direi che è un servizio che bisogna abbonarsi. 3 energy, 2 energy, 3 energy, 2 energy, insomma, più applicazioni scaricate più Energy ottenete, 4, 2, e si continua, l'elenco è veramente infinito, ci sono comunque anche applicazioni interessanti, quindi diciamo che
è piuttosto semplice. Nello stesso modo si possono ottenere guardando video promozionali, come in questo caso download the launch 5 energy 4 energy, oppure invitando altri amici, si condivide e immediatamente troveremo altre i nostri energy caricati. Stessa cosa si può inserendo il numero di un voucher. I voucher sono ovviamente offerte che capitano a volte vengono regalati, si trovano seguendo Facebook, seguendo gli sviluppatori su Facebook e Twitter. Quindi ogni tanto abbiamo la possibilità di ottenerli. Ripeto, comunque qua c'è scritto tutto in maniera molto dettagliata. Prima dicevo che si possono chiamare tutti i numeri, non è del tutto vero, nel senso che l'unica limitazione che ha questa bellissima applicazione è che non si possono effettuare chiamate verso i numeri di emergenza e non si possono chiamare i numeri del nostro operatore. Almeno io ho provato a chiamare il IO Team, ho provato a chiamare il team per sapere il mio credito e la chiamata viene terminata. Andiamo un attimo nella home, vediamo se riesco a mantenendo un minimo di privacy. Allora, ah no, qua dunque, come potete vedere nella home abbiamo un'interfaccia a scorrimento, quindi a swipe, abbiamo la tastiera, si compone il numero e si chiama, abbiamo praticamente gli ultimi le ultime chiamate e messaggi che abbiamo inviato o fatto. Queste sono le ultime, queste sono quelle con cui abbiamo contattato, praticamente sono le chat, scusate, gli sms e di qua le chiamate. Ho fatto un attimo di confusione, quindi swipeando verso destra, verso sinistra abbiamo le chat e le chiamate recenti. Vedete, io ho provato a chiamare, adesso vi faccio vedere. Questo qua è il numero di team, vedete, viene riagganciato immediatamente. Dunque, cosa molto molto comoda è che funziona praticamente tutto. Si può anche impostare, attivare il viva voce, che funziona benissimo. Io devo dire, ho avuto la possibilità di testarlo sotto copertura 3G, e con 3G intendo 3G non HSPDA ma 3G, con Team. In alcuni casi, in alcuni momenti switchava addirittura su Edge. E nonostante tutto la chiamata è sempre risultata perfetta, non c'è mai stato un eccessivo ritardo, non c'è mai stato nessun tipo di disturbo, l'audio è più che buono sia in ricezione che in uscita, chi ci ascolta benissimo. Inoltre, grandissimo vantaggio, quelli che sono dall'altra parte che ricevono la chiamata non si accorgeranno di niente, quindi non hanno la possibilità di rendersi conto che voi state chiamando tramite VoIP. Dunque, ora un'altra cosa che sarebbe importante valutare, anche se non ho avuto la possibilità di calcolare esattamente il consumo, è l'utilizzo di traffico dati. In realtà per una chiamata media da intorno ai 5 minuti il traffico è assolutamente contenuto, non c'è un esborso di traffico dati notevole, quindi diciamo fino adesso ho trovato soltanto pro in questa applicazione. Soprattutto se, ricordiamoci, chiamiamo numeri che hanno numeri mobili che hanno l'applicazione installata, perché le chiamate sono illimitate. Quindi secondo che piano, contratto avete col vostro operatore, questa applicazione è assolutamente fantastica. Ma vi dirò di più, questa applicazione ha un altro grossissimo vantaggio, e cioè che può essere installata su più dispositivi contemporaneamente. E voi direte, ma a me che mi frega? Eh no, a me mi frega, come? Perché si dà il caso che non tutti usino solo lo smartphone, ma tanti usano anche un tablet. E il grosso handicap, diciamo così, del tablet, un tablet come questo, Galaxy Tab 2 P3100, Wi-Fi e 3G, ha il grandissimo vantaggio che di suo è affetto a telefonate normali. Il grosso svantaggio è che per utilizzarlo a pieno ottenete due contratti, sempre due schede,
che però comunque un giga sul tablet, secondo cosa io ad esempio sul telefono ho un giga al mese, un giga di traffico internet al mese sul tablet per me è un po' pochino. Quindi che vantaggio ha? Ha il vantaggio che se su questo tablet, che adesso non c'è la scheda, ma come non c'è la scheda SIM, vi posso far vedere, anche se non è configurato perché ovviamente ci smanetto sempre ed è ancora, l'applicazione è installata e funzionante, vedete? Perché dicevo un grandissimo vantaggio? Perché adesso io con questo tablet posso mettere una scheda con solo una promozione traffico dati, traffico illimitato, e posso effettuare chiamate senza avere necessariamente un piano telefonico. Stessa cosa, io posso utilizzarla per chiamare e per inviare SMS mentre sono in casa sotto copertura WiFi. E come vi spiegavo prima, se chiamate numeri che hanno l'applicazione, il tutto avviene in maniera assolutamente gratuita. Quindi il vantaggio è assolutamente doppio. Io devo dire che sono rimasto veramente molto colpito. L'applicazione secondo me è fantastica, ripeto, funziona veramente bene e non ho mai avuto problemi di connessione, quindi ve la consiglio, vi consiglio di provarla. So che ce ne sono di altri tipi, ci sono nomi forse più blasonati che si conoscono un po' di più, quindi magari è un po' più sono un po' più utilizzate, ma questa qua ha assolutamente il vantaggio di funzionare secondo me un po' meglio, più che altro ripeto come qualità della chiamata. L'audio l'ho trovato veramente veramente buono. Bene cari amici, non vorrei dilungarmi oltre. Per il momento direi che è tutto, quello che più o meno c'era da spiegare ve l'ho spiegato. Comunque semplicissimo, scaricatela e provatela, è gratis l'applicazione, non ci vuole niente, vi costa veramente poco. Se cercavate un modo per poter telefonare col vostro tablet mentre avete la SIM sul telefono, o utilizzare una SIM con 3G sul vostro tablet ed effettuare telefonate senza avere un piano telefonico attivo, l'avete trovato. È un po' la quadratura del cerchio quest'app e per me devo dire veramente molto comoda. Per il momento, cari amici di Android Blog, è tutto, rimanete con noi, alla prossima video recensione. Ciao dal vostro Alessandro.